In Guinea torna l'incubo Ebola. A 5 anni dalla fine dell'emergenza, le autorità sanitarie del paese africano hanno dichiarato l'epidemia. L'OMS ha assicurato la rapida consegna dei vaccini. Abbiamo individuato 7 casi, di cui 3 letali, dice il responsabile della sanità nazionale. Sono 4 uomini e 3 donne, 3 sono in isolamento, 1 a Conakry e 2 a Nzeroké. È la prima volta da 5 anni che viene segnalata la presenza del virus nell'Africa occidentale. Fra il 2013 e il 2016 la Guinea ha avuto il bilancio peggiore dell'epidemia, con oltre 11.300 morti. Il nostro concittadino si è ammalato ed è deceduto. Altri hanno partecipato al suo funerale e alcuni giorni dopo hanno iniziato a presentare sintomi come diarrea, vomito, emorragie e febbre. I contagi sono iniziati nella regione forestale verso il confine con la Liberia. Notizia ancora più inquietante se si somma alla pandemia da Covid-19. L'Africa finora ha avuto solo il 3,5% dei casi, ma preoccupa la diffusione delle varianti.